Intanto vi racconto un'altra storia, una storia italiana. È passato più di un anno dalla scomparsa di un finanziere, Pietro Conversano, e sono davvero tanti ancora i misteri su questa vicenda. Noi fra poco parleremo con la moglie e la sorella. Fra poco avrò anche un'alzatina qui, con una tazzina, e sotto questa tazzina una fede nuziale. Vi spiegherò perché. Guardate. Caterina Fumarola, la moglie di Pietro Conversano, Angela, la sorella di Pietro. Buongiorno e grazie di essere qui. Ho visto anche il vostro avvocato, avvocato La Scala, che è arrivato in studio. Buongiorno. Allora, partiamo da questa tazzina, ok? Perché in tutta questa storia, nella scomparsa di un uomo, partiamo da qua, per favore, grazie. La tazzina. Ok. Perché nella scomparsa di un finanziere c'entra questa tazzina e, come vedete, così è stata ritrovata, dentro questa tazzina, una fede nuziale. Dove l'avete trovata questa tazzina con la fede nuziale? Caterina. In una credenza di casa. Sulla credenza di casa? Dopo due giorni, sì. Dopo? Due giorni. Dopo due giorni dalla scomparsa di quest'uomo avete trovato una fede nuziale nascosta dentro la tazzina. Sì. Queste tazzine erano all'interno del servizio che voi mettete solitamente, che non si usa mai. Sì, non si usa okay? mai. Sì. Per cui in teoria potevate anche non trovarla o trovarla dopo tanti anni. Sì. Okay? Invece come mai siete andati a prendere questa tazzina? Come cercavamo mai? Bigliettini. Che... Eh? Cercavamo bigliettini. Ah, ok. Allora, cercavate un bigliettino, qualcosa che lui potesse lasciare come un simbolo, no? Qualcosa di scritto, perché non si capisce perché di colpo quest'uomo sia sparito. Allora, sparisce quando esattamente? Il 13 febbraio 2019. Il 13 febbraio? Sì. Quando è stata l'ultima volta che lei lo ha visto? La mattina del 13. Ecco, la mattina dove stava uscendo di casa? Alle 4 mi aveva detto che doveva fare un'operazione speciale con i colleghi, col suo capitano, a Bari. Mi ha chiesto delle guardie di finanza, guardie giusto? Di finanza, sì. Ok. Doveva fare alle 4 un'operazione speciale con i suoi colleghi. E invece? E si è alzato, era un po' strano, perché la notte aveva un po'... Si sentiva male, si è sentito male. Poi mi ha chiesto un bacio come simbolo che se ne stava andando. E basta. Mi ha detto, tu non mi chiamare, io non ti posso chiamare. Solo queste parole. E basta. Ma è una cosa che non ti aveva mai detto quando andava a fare queste operazioni, no. Diciamo... No, siccome era l'operazione... non faceva mai l'operazione. Questo era già strano per me. Però ha detto, siccome partecipano tutti... In caserma, anch'io devo andare. Cosa ti hanno detto poi i colleghi? Cosa ti hanno riferito di questo racconto? Che non c'era mai stata un'operazione, mai. Non doveva esserci nessuna operazione quel giorno? I colleghi non sarebbero andati tutti? No, non c'era niente di niente. E lui era in ferie e io non sapevo niente. Lui era in ferie? Abbiamo scoperto dopo che era in ferie. Da quanto tempo? Due o tre giorni. Si era preso qualche giorno di ferie dal lavoro? Sì. Ok. L'avevi visto strano? Un po' sì. Tipo? Stanco, un po' per conto suo. La vostra relazione come procedeva? Bene. Abbiamo festeggiato 25 anni di matrimonio, 2 o 3 mesi prima.
Per cui, diciamo, nulla ti faceva pensare ad un addio quel giorno? No. Però non vedendolo arrivare, allora che ha detto lui 2:30, 3, mi sono cominciata a preoccupare. Gli avevi visto fare qualcosa di strano nell'ultimo periodo? Magari, non so, qualche debito economico, qualche elemento che non apparteneva alla sua vita? Si era solo un po' isolato. Isolato, tu parlavi, lui non ascoltava, solo questo. Aveva conosciuto qualcuno che tu sapessi? Potrebbe aver conosciuto qualcuno. Una donna? Hai pensato anche a questo? Cioè, vedendo quella fede messa, la fede nuziale messa dentro una tazzina, no? Ok. Immagino la tua reazione poi quando tu hai trovato questa fede, no? Ecco. Aprendo e vedendo quella fede, forse a qualcosa l'hai pensata? Sì. Cioè, ha lasciato il simbolo del vostro amore in una dentro una tazzina chiusa? Sì. In casa, ok? Lui la fede la portava sempre, sì. Non la lasciava mai da qualche parte, ce l'aveva sempre addosso, sì. Giusto? Tu l'hai mai visto togliersi la fede? Mai. Questo secondo te era un segnale, è stato un segnale da parte sua importante, no? Secondo me aver lasciato la famiglia in generale. Cioè di lasciare la famiglia in generale, anche loro, perché per una donna non lascia solo la moglie, cioè, lascia la moglie, ma non i figli. E la famiglia di origine, credo. Poi, non lo so. Allora, Angela, ecco, questa famiglia, no? Che gli era sempre vicino. Sì. Cioè, voi avevate un rapporto... Sì, siamo bellissimo. Una bella famiglia. Cioè, vi sentivate tutti i giorni? Sì. E di colpo... Andato. Sparisce. Di colpo. A che cosa pensate ad un allontanamento volontario? Perché di la fondo... prima cosa, ma può essere pure che quell'anello dentro quella tazzina l'abbia messo qualcun altro, no, che magari sera. Era entrato in casa. La no. sera ce l'aveva. Non entrava mai nessuno in casa vostra? Amici, altri parenti, no, amiche? No, mai la sera nessuno. Ce l'aveva. La sera e gli prima... andava stretta, perché si era un po'... ingrossato e gli andava stretta, allora stava così. Quando ti ha detto non mi chiamare più? No, non mi chiamare perché per l'operazione non poteva parlare. Però lui ti ha detto delle frasi. Lo so, dopo uno riflette dopo. Qual era esattamente la frase? Tu non mi puoi chiamare e io non ti posso chiamare. Tu non mi puoi chiamare e io non ti posso chiamare. Allora, avvocato, le indagini. Come sono partite le indagini, perché tutto questo farebbe pensare ad un allontanamento volontario. Ma no. Le indagini che vengono portate avanti da 2 anni a questa parte sono un po' diverse. Perché? Perché essendo lui un militare sì. è sottoposto alla giurisdizione, alla competenza dei tribunali penali militari. Sì. Il Napoli per tutto il sud, Roma per il centro, Verona per il nord. Quindi lui dipende processualmente da Napoli. Aprono un fascicolo... purtroppo per un reato grave e infamante che è la diserzione. La diserzione è il reato chiaramente di chi non si presenta in servizio senza fornire un'adeguata giustificazione. Quindi capiamo bene che insomma il reato, come dire, la macchia peggiore per un militare è quella di essere tacciato per disertore. Dopo un anno di indagini la procura militare chiede rinvio a giudizio, cioè l'inizio del processo. Chiede che venga processato perché fino a quel momento non aveva motivi per ritenere altro. Per loro tu non ti sei presentato in servizio senza motivo di essere processato e quasi sicuramente condannato. Perché se non fornisci una giustificazione non c'è difesa. Per fortuna poi c'è stata la possibilità tramite Penelope, l'associazione Penelope Puglia, da cui loro dipendono perché siamo pugliesi, abbiamo fatto fare una perizia psichiatrica perché durante il lockdown, sul mio invito, dissi loro scavate dappertutto, anche laddove non avete visto, perché Pietro era abituato a chiudersi su una soffitta e scriveva, leggeva e scriveva continuamente. Allora. E abbiamo siamo trovato di nuovo davanti alla scrittura, tutto ciò che non si riesce a dire, tutto ciò che non si riesce a raccontare, ok? Qualcuno, siamo passati dai diari di quel bambino di Arzachena, di soli 11 anni. Adesso arriviamo di colpo in un'altra storia, in un altro posto, in un altro luogo. Ma davanti
ad una persona che scrive. Che cosa scriveva Pietro? Che cosa? Allora, dovremmo averli questi bigliettini che sono stati trovati, okay, dalla famiglia, da Katia. Katia, nel tentativo, no, di scovare le ragioni della scomparsa del marito, ha trovato questi, che io faccio fatica un po' a leggere, ma adesso Katia me li racconta, perché immagino li saprà a memoria. Di che cosa parlano? Partiamo dal primo sulla sinistra. La sua sofferenza. Per cosa? Che cosa scrive in questi biglietti? Cosa scrive in questi biglietti? Un senso di oppressione. Un macigno in testa. Un macigno in testa, sì. Un'oppressione. E poi? Non riesce ad andare avanti, non riesce a... Non si sentiva all'altezza. Non si sentiva all'altezza di essere padre. Quanti figli avete? Due figli. Un minorenne. Adesso un minorenne e l'altro maggiorenne, sì. Giusto? A cui lui era molto legato. Tantissimo. Un padre meraviglioso. Allora, eccolo qua. Mi sento completamente inutile e frustrato. Sono pieno di ansia, di stress. Noi ne abbiamo raggruppati alcuni. Mi vergogno enormemente di tutto quello che ho fatto e di quello che sono. Non riesco ad accettarlo. Perché non riesco ad uscire dal vortice, ad avere fede e fiducia? Sento un profondo senso di angoscia, di oppressione. Vladimir. Allora, sicuramente Pietro parlava molto con un linguaggio simbolico. Il fatto che lui abbia lasciato la fede nuziale vuol dire tanto. Sì. E anche sotto una tazzina di caffè che la si prende a fine di un pranzo vuol dire anche qualcosa, vuol dire la fine. Però sinceramente io non credo che Pietro avesse un'altra, ma che Pietro avesse dell'altro dentro di sé. Perché se poi un uomo... Succede che a un certo punto un uomo si innamora di un'altra donna, ma se ne parla in famiglia, esiste il divorzio, si pianifica con i figli. Invece questa cosa di aver abbandonato così, senza una spiegazione, vuol dire che c'è dell'altro. Io mi auguro ovviamente che lui sia in vita, certo però che leggere quei messaggi fa capire che era un uomo che comunque coltivava dentro di sé un disagio enorme, che diventa ancora più tragico quando non ha una valvola di sfogo nel dialogo con la moglie, con i figli. E quindi spero davvero che quest'uomo ritorni, che si faccia sentire, perché ripeto, se aveva un'altra, allora adesso cioè, succede. Ma... Ti mostro, Alda, andiamo da Alda, ti mostro una fotografia, ecco, che me la stanno mettendo adesso in grafica, una fotografia che fa vedere un regalo. Questo regalo sarebbe arrivato per San Valentino. Vediamo il servizio intanto, poi vi mostro la foto. Guardate. È il non sapere che fa più male, sì. Vero? Il silenzio. Lui parlava sempre, lui mi telefonava sempre. Quel silenzio è bruttissimo. Non sapere se è vivo, se è morto. Che marito
è stato in questi anni, Pietro? Ottimo. Amorevole? Sì, molto. Affettuoso? Molto, molto affettuoso, molto amorevole. Facciamo tutte cose insieme. 31 anni sempre insieme, sempre insieme. Sempre insieme. Questo distacco è bruttissimo. Per cui ti ha sempre amata tanto e ti ha sempre fatto sentire amata. Sì. Non c'è stato mai un momento di crisi, un mai, momento... Mai. Tra coppie succede, no? Una coppia mai. Capita che ci possono essere momenti difficili dopo tanti anni di matrimonio, due figli, no? Invece non avete mai avuto nessun no. tipo di crisi. C'è sempre stato un rapporto bellissimo, un grande amore. Sì. Tutto filava bene, lui lavorava. Lavoravo, non io c'erano anch'io problemi. Lavoravo. No, eravamo tutte e due. Amava i suoi figli. Pietro era un uomo sereno. Nulla faceva presagire altro, Roberta. Questi messaggi faccio un po' fatica a definirlo, sinceramente, insomma. Guarda, io mi occupo da tantissimi anni di autopsia psicologica, una tecnica investigativa, e spesso svolgo questo tipo di accertamento per le famiglie delle persone scomparse. Quei messaggi, a mio modo di vedere, sono estremamente indicativi, comunque di una condizione di turbamento, di un po' di depotenziamento dal punto di vista psicologico, di una persona che aveva un po' paura di affrontare il presente, che non si sentiva adeguato rispetto a una serie di richieste che evidentemente il suo ambiente personale, certo. familiare, lavorativo gli ponevano. Quelli sono indicatori da non sottovalutare sotto questo aspetto. Quindi sereno, sinceramente faccio un po' fatica a ritenerlo alla luce di quello che avete mostrato voi, poi di questa vicenda non conosco nulla se non quello che avete appena raccontato. Però è chiaro che c'era un quadro di interesse psichiatrico a mio modo di vedere. Alda. È proprio vero che non si conosce mai una persona fino in fondo e credo che il grande spaesamento di questa moglie, di questa sorella, siano proprio causati dal fatto di ritrovarsi di fronte a una persona che loro non conoscono, perché loro conoscevano un'altra persona, un padre amorevole, un marito affettuoso, un fratello presente. Pietro aveva intorno una famiglia presente, a differenza del caso di cui abbiamo parlato all'inizio, di un bambino che veniva ignorato da tutti. Qui Pietro era una persona centrale nell'affetto della famiglia, quindi è una persona che ancora una volta affida a se stesso, perché la scrittura certo. è quando tu parli a te stesso, il suo profondo malessere, un profondo malessere che non ha dei motivi obiettivi, perché ama la moglie lo ama, la sorella lo ama, la famiglia lo ama, i figli sono affettuosi, un lavoro gratificante, quindi aveva tutto da parte sua per non avere un malessere se non un qualche cosa di oscuro, il cosiddetto male oscuro di cui gli psichiatri parlano. Ma la cosa che mi colpisce in quello che lui scrive fede. È una frase, no? È una frase importante in cui lui dice: mi vergogno di quello che ho fatto. Quindi cosa ha fatto che lo ha portato a usare esatto, una tale crudeltà? Quello che ha fatto, lui, però... No, ma lui volevo da uomo come... buono ragazzi, usa adesso nei confronti come... della sua famiglia qualche cosa di veramente crudele. Cioè io scompaio e lascio la famiglia sospesa. Avvocato, ed è la cosa più cattiva sì, che possa fare. Noi abbiamo prima di tutto chiesto e ottenuto, grazie a Dio, dal Tribunale di Napoli la sospensione del processo, che è un provvedimento raro, non è un rinvio, è un congelamento sostanzialmente. Uh-huh. Il processo è congelato per capirci meglio, perché abbiamo dato questa perizia psicologica ricavata da quegli scritti. Sul mi vergogno, che in effetti è quello che volevo dire prima, non avendo alcun motivo di vergogna sotto il profilo lavorativo, perché era un militare pressoché perfetto sotto ogni punto di vista, mai certo. un provvedimento disciplinare, mai una nota, perfetto, è chiaro che probabilmente c'è qualcosa sotto il profilo personale. E stiamo analizzando il telefonino, perché lui aveva due telefonini, uno che ha portato con sé e non sappiamo più nulla, uno che ha lasciato, probabilmente volutamente. Stiamo analizzando... quello che ha lasciato. Ci sono ma dei messaggi scusami, che quello che analizzando. Ha portato con sé, perdonatemi, ma non è stato localizzato? Perché no, uno la... no, se lo spegni... Era spento. Era spento chiaramente. Risulta spento dal 12. Da quel giorno, dal della giorno prima. Risulta spento. Spento subito. Allora.
Caterina e Angela. Angela la sorella, Caterina la moglie. Io chiedo alla moglie, tanto quella tazzina adesso è chiusa e quella fede nuziale è ancora lì dentro, ok? Dentro quella tazzina. Qui c'è una telecamera. Se ti vuoi rivolgere alla telecamera e fare un tuo appello. Io mi rivolgo a te, Piero. Cerca di prendere coraggio. Noi ti stiamo aspettando. Siamo pronti ad aiutarti. Dovevi chiederlo prima, ma siamo pronti ad aiutarti. Qualsiasi sia il problema, qualsiasi sia la tua scelta, noi la rispetteremo. I problemi si risolvono insieme, tutti insieme con la famiglia. Con la famiglia. Forza, Caterina. Forza, noi siamo qui per qualsiasi cosa. Mi auguro davvero che Pietro possa aver sentito questo messaggio, speriamo, aver visto le tue lacrime, capire quanta sofferenza c'è dietro a tutto questo. Che possa ritornare a casa, che possa rimettersi quella fede nuziale, che possa ritornare tutto come era prima. Che almeno grazie, dia un segnale, sono vivo, un sto bene, segnale. E che la famiglia esca fuori quello da questa angoscia, segnale, un segnale. Sapere che sta bene. Un po' di umanità. Chiedo scusa, allora, chiusura, posso avvocato, prego. Sì, è importantissimo. Se una delle sue preoccupazioni è il procedimento per diserzione, posso capirlo essendo un militare per me, sì, deve stare tranquillo. Non è mai stato concesso un provvedimento di congelamento per questi motivi. Vuol dire che il tribunale sta valutando anche il suo stato psichico, quindi che non è stato un gesto volontario. Quindi, Pietro, se è questo che ti spaventa, non posso darti certezza, certo, ci mancherebbe, ma altamente probabile che si risolva il problema giudiziario, se questo è uno dei motivi. Grazie. Questioni personali, ovviamente. Grazie, avvocato La Scala, grazie, grazie alla famiglia Conversano. Segnale per la famiglia. E un saluto a Roberta Bruzzone. Allora...